Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui di nuovo con The Division. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Allora, ho fatto una cosa, ho modificato un po' le nostre armi, perché tra quelle che avevamo sbloccato e trovato c'era anche un cecchinazzo che è questo qui. Quindi l'ho attrezzato anche questo qui, se non sbaglio. Ecco, possiamo utilizzare premendo R3 anche il mirino da cecchino e ci ho aggiunto il silenziatore. Per il resto ho lasciato qualche arma nel nostro deposito, ho provato a vedere anche l'abilità, tra virgolette, di smontaggio degli oggetti che abbiamo, perché possiamo sia venderli che smontarli per fare degli oggetti sostanzialmente, quindi una volta che siamo nel nostro inventario possiamo ad esempio esaminare lo zaino qui e potete vedere come c'è la possibilità di premere L, smantella spazzatura, cioè ci smonta un'arma dandoci dei pezzi base, ci smonta dei vestiti dandoci del tessuto. E questi oggetti poi noi possiamo riutilizzarli qui nella zona della stazione fai da te per farci altre armi o appunto vestiti. Allora, tutorial potenziale dei dipartimenti. In realtà già, non l'avevamo già fatto questo qui in linea teorica. Dobbiamo rapporti sul virus 0 di 5. Vediamo un pochino perché una cosa che dobbiamo fare è sbloccare un altro dipartimento. Perché ora come ora abbiamo sbloccato il dipartimento medico. Questa missione qui Sappiamo è che la quella fase che 1 abbiamo è stata un fatto. successo. Ripeto, la fase Questa 1 è qui stata un dobbiamo successo. farla, però dobbiamo anche Cristo santissimo, vorrei spedire un sonoro fabbrica di vaffanculo a Napalm. chi mi ha mandato in Aspetta, questo posto. poi la vediamo, poi la vediamo. Momento, momento. Perché qui ci dava ancora, come detto, il tutorial per il dipartimento. Però mi sembra un po' strana come cosa. Non l'avevamo già fatto? Usa il portatile. Sì, in realtà lo abbiamo già fatto. Forse perché ci può far sbloccare qualcosina in più. Uso un kit medico quando la salute non è al massimo. Bene, abbiamo 200 risorse, ma onestamente me le terrei. Per il momento va bene, dai, facciamo che andiamo in missione, allora. Ci andiamo a fare quella che abbiamo visto lì sotto. Dovrebbe essere quella lì, quella del terzo Carico di dipartimento. polistirolo. Ci siete? Se stiamo facendo la prossima tornata, Aspetta, la dovrei. selezioniamo. Abbiamo individuato il quartier generale dei purificatori. Usano un cantiere come base operativa e deposito. Difficile nascondersi quando prepari abbastanza napalm da arrostire tutta Canarsi. Il capitano Benitez intende che lì producono il loro Napalm B. Senza Napalm, i purificatori diventerebbero molto più gestibili. Ovviamente non puoi presentarti lì e staccare la spina. Pare che il boss sia un tale Joe Ferro e che stia impiegando metà dei suoi uomini per difendere il posto. Per fare le cose per bene, dovrai eliminarli. Va bene, allora ci facciamo questo mezzo chilometro di strada, però aspettate perché ogni tanto qui, come vedete, troviamo anche qualcosa da raccattare, vediamo. Strumenti, va bene. Certo, la mappa è molto grande, quindi ci sono molte cose da vedere. Una cosa che sto vedendo che non lo so, forse crea un po' troppa confusione, è l'HUD che ha tantissime icone. Vedo il tuo equipaggiamento è basso rispetto tuo livello attuale, lo so che devo trovare nuove attrezzature. Dicevo, l'HUD è molto invasivo, se vogliamo, soprattutto quando andiamo magari nella nostra base operativa. Le missioni, come vedete, ci sono un fottio di palline, un fottio di cose che un po' come era capitato e come avevo sottolineato anche in Watch Dogs, questa cosa crea magari un po' di confusione. Certo, poi pian piano ci si fa l'occhio e si inizia a padroneggiare meglio anche il gioco, però a primo impatto devo essere onesto che questo HUD così ricco di elementi è un po' confusionario, se vogliamo, un po' disorientante in alcuni casi, come vedete. Siamo ancora nelle fasi iniziali, quindi c'è da dire che devo fare un po' di esperienza con questa cosa. Salva ostaggi, ignora selezione. Ma gli ostaggi tipo stanno qua dentro, posso entrare nella casupola o no? Se dobbiamo fare il giro lungo anche no, visto che ci manca ancora
poco meno di mezzo chilometro per arrivare al nostro obiettivo, altrimenti famo notte, visto che comunque queste missioni sono abbastanza complicate, o meglio lunghette più che complicate. Qui c'è un tombino, possiamo buttarci nel tombino, magari lo famo un'altra volta. Sì, magari ci dà la zona delle fogne. Ora, essendo nella... ecco, qua andiamo in una zona un po' al di fuori delle nostre capacità, ma ci proviamo. Come detto, in questa fase iniziale magari la cosa che possiamo fare è quella di proseguire con queste missioni principali per poter sbloccare almeno i nostri dipartimenti nel campo base. Successivamente andiamo anche in giro a fare missioni random, non vi preoccupate, così come magari qualche volta facciamo un matchmaking, quindi ci buttiamo in gruppo con qualcun altro. Però per il momento mi posto di blocco, vabbè, come detto, queste per il momento le ignoriamo. Poi ci facciamo anche queste, non vi preoccupate, ci sarà molto da spippolare per questo edificio, sperando che vi possa piacere, perché come detto vorrei portare un bel po' di video, visto che comunque ci saranno molte cose da fare. Allora aspetta, rilevato un qualcosa da questo lato e direi anche di recuperarlo. Dove non sta? Mangia da tre giorni, non è tuo. Ehi, non puntarmela addosso. Aspetta. Oh, ah, qua. Attiviamo. È un ordine di evacuazione. Rimane qui a suo rischio e pericolo. Ci siamo spaccati il culo per voi e ve ne andate. Davvero, deve muoversi. Levami le mani di dosso. Quindi raccogliamo un po' di esperienza. Stato attuale: deceduto, professionista, guardia nazionale, riserva, corpo tenuto all'obitorio nella metropolitana. Va bene. Ma possiamo tipo uscire da qui? In questo modo? Sì. Quindi ci ha fatto vedere una specie di visione di quello che è accaduto. C'è qualcuno che fa foto. Va bene, noi siamo arrivati alla fabbrica di Napalm e presumo che qui ci sarà da bestemmiare. Non lo so, vediamo. Unisciti agli altri agenti. Allora, livello missione 10, noi siamo a livello 6, quindi... Agente, i purificatori continuano ad appiccare incendi e non abbiamo le risorse per spegnerli. Se non blocchiamo la loro produzione di Napalm, una folata di vento di troppo potrebbe far bruciare l'intero quartiere. Il fatto è che hanno la produzione nel cuore del quartier generale ed è lì che devi andare. Trovala, fermala e fai in modo che non possano ricostruirla. Il che significa eliminare il boss Joe Fetro. Se sopravvive, ricomincerà tutto da capo. Quel posto dovrebbe essere pieno di napalm e benzina. Se trovi dei serbatoi, eliminali in ogni modo. Non voglio che i purificatori possano recuperare quella roba quando hai finito. Sappiamo bene di cosa sono capaci. No, pensavo fosse... Tagliamo quell'impetto. Aspetta. No, togli questa, rimetti lì. Togli sta cazzi cosa. Merda. Oppela. Ok. Metti un nitrozzo. Ah, c'hanno pure delle bombole di napalm. Probabilmente sono... Hanno anche il lanciarazzi. Il lanciarazzi lancia fiamme. Sono tutti di livello 10, quindi presumibilmente avremo serie difficoltà. Vabbè, ci proviamo, come detto, magari facciamo più esperienza. Non lo so, spero di sì. Cos'è? Silenziatore, lo prendiamo. Volevo far saltare quello lì, ma... Bene, ho bisogno di voi e dei vostri uomini per fare la guardia al perimetro. Ho un brutto presentimento. Attenzione, arrivano...
proviamo. Merda. Sì, ma scusi. Se io vado di cecchinazzo e provo a spararti in testa. Ah no, vabbè, due colpi ci può stare. Momento, buon uomo. Ok. Prova gli altri serbatoi, ci proviamo. Cercando eventualmente di recuperare qualche munizione o qualcosa. Sto un po' attento perché, come detto, essendo tutti di livello molto più alto del mio, mi sa che devo fare parecchia attenzione. Questa forse poteva essere la volta buona per provare il matchmaking, ma va bene così, dai. Palle e saltano anche abbastanza bene. Ok. Adesso proviamo di cecchinazzo. Nel caso. Un po' alla volta. Allora, dimmi tu, quello secondo me c'ha tipo. No, vorrei capire se c'è il modo. Tenere tipo il respiro, ma vabbè, facciamo così. Beh, non gli ha fatto quasi niente, su. Ok. C'è pure il caschetto. Devo prendergli la bombola, ma non l'ho beccata quella. Bombe. Ok. Ok. Siamo questo per vedere se c'è qualcun altro nei paraggi. Posso bastare anche un colpo solo. Quello non lo becchiamo da qua. Credo proprio di no, quindi dobbiamo avanzare. Di questo risparmiamo un po' di colpi. Vorrei anche scendere per vedere se. No, poi non so se riusciamo a risalire. Aggiungi il deposito carburanti. Vediamo. Stavo vedendo perché sulla mappa ho visto le munizioni. Dovrebbero essere da queste parti. Ok. Facciamo un po' di rifornimento. Pronti. Attenzione gente, abbiamo compagnia. Volate quello che state facendo e uccidete per chi vi distrugga.
Copri di qua. Noi gli facciamo questa cosa, però meglio di niente. Ok. Almeno se esplodono, cerco di spararli allo zainetto. Maledetto. Ok, perfetto. Un altro. Allora, quello l'avevo preso dietro alle spalle, eh. Faccia il furbo. Ecco quello. Porca puttana. Cerco di eliminarmene almeno qualcuno di questi, perché... Tanto conviene che... Scusa, come siamo morti? Attenzione gente, abbiamo compagnia! Volate quello che state facendo e uccidete quei figli di troia! Facciamo quello là. Prima di eliminarli man mano tutti quanti. E quella la bomba si è lasciata là. Ottimo. Vedeteli lontani dal serbatoio. Mi avete sentito? Merda. Bisogna anche un altro. Ok, ora. Di beccarli dalla distanza. E adesso siamo anche senza. Bene. Però c'è anche il cecchino là che dobbiamo eliminare. Merda. Allora, il cecchino ci piace, è anche utile. Stare attenti a quello lì sopra. Ok. In teoria siamo coperti, però ci fa malissimo. Fare un colpo e ributtarci dietro, perché occhio. Ok, perfetto. Attenzione, rilevata l'impronta chimica di un'esplosione, origine identificata. Se qualcuno c'ha un medikit sarebbe il massimo. Ce ne avete un sacco, meglio ancora. Allora, vediamo un po', perché come detto qua con il nostro livello faremo un po' fatica, un bel po' fatica. Recuperiamo le munizioni. Nuova zona. Attenzione, esplosivi innescati. Detonazione pronta. Kit medico. Mi devo piazzare qua perché arrivano
via la sequenza di detonazione, ma c'è il computerino. Ce la fa? Che cazzo fa? Difendi il detonatore. Sapete quanto è importante quello che stiamo facendo? Sapete anche cosa succederà se non bruciamo questo schifo? Spero che questo non esploda. Conta su di noi, le nostre famiglie, i nostri amici, tutto il resto del mondo. Per questo dobbiamo resistere contro tutto e tutti. E non mi importa se sono del governo, stanno mentendo. Se li fermiamo oggi, possiamo salvare la città. Possiamo salvare il mondo. Se li lasciamo passare, tutto quello che abbiamo fatto finora sarà stato inutile. E non possiamo permetterlo. Zitti, zitti. Merda. Ma che cazzo? Sapete quanto è importante quello che stiamo facendo? Sapete anche cosa succederà se non bruciamo questo schifo? C'è gente che conta su di noi. Fermi tutti. Le nostre famiglie, i nostri amici, tutto il resto del mondo. Merda. Per questo dobbiamo resistere contro tutto e tutti. E non mi importa se sono del governo, stanno mentendo. Se li fermiamo oggi, possiamo salvare la città. Possiamo salvare il mondo. Se li lasciamo passare, tutto quello che abbiamo fatto finora sarà stato inutile. E non possiamo permetterlo. Allora, questo con lo scudo è da eliminare. È possibile, perfetto. Anche questo eventualmente. Ok. Aspetta, occhio a quello con la bomba che si è infrociato là dietro. Vabbè. Si è imboscato. Volevo un cecchino più potente, maledizio. Occhio a questo. Che tosto. Questo ci è rimasto poco di vita. Dica muore. Damose, perché sta per esplodere, quindi abbiamo girati. Cazzo, questo ci ammazza con un colpo solo, quindi dobbiamo un attimo organizzarci. Ma cazzo, aspetta, mi sono bloccato, buon uomo. Lo so. Zitti, zitti. Mi sono svangata mentre ci siamo bloccati qua. Il problema è che non riusciamo ad uscire adesso. Cazzo. Ma no, adesso che avevo finito sta fottuta missione di merda. Ma non puoi ripartire da un fottuto cazzo di checkpoint? Cioè me la devo rifare tutta? Allora ragazzi, siccome sono dovuto uscire per forza di cose, visto che il personaggio si era bloccato, ho fatto ripartire la missione, ma naturalmente mi faceva ripartire dall'inizio, quindi mi sarei rotto pesantemente le palle, visto che dovevo rifare tutto da capo. Sono entrato in un gruppo random, tra l'altro mi ha spawnato anche a 1000 chilometri di distanza, e niente, quindi siamo con gruppo a caso. Vabbè, ci rivediamo nell'ultima parte. Allora, siamo tornati nella fase tra virgolette finale della missione. Tra l'altro penso che la difficoltà fosse più alta, io mi sono unito a una partita, però... Possiamo salvare la città, possiamo salvare il mondo. Ma non escono i nemici? Tutto quello che abbiamo fatto finora sarà stato inutile. E non possiamo permetterlo. Allora, quando stavo da solo a quest'ora già era uscito il mondo e più a spaccarci il culo.
Vabbè, meglio così, non è che mi lamento. Però che cazzo, quando gioco da solo è peggio. Eccoli lì. Ma stanno bloccati. Ok, adesso si stanno attivando. Io cecchino dalla distanza, almeno cerco di cecchinare dalla distanza. Ok, devo cercare di coprire. Vado col cecchino perché comunque fa un bel po' di danni, quindi. Ok, bene, è così che abbiamo fatto dei danni. Che è quello. Con lo scudo sono sempre più bastardi. Immaginate cosa succede. Forse ce l'abbiamo fatta. Adesso ci sta a mettere in sicurezza la zona. Momento. Vediamo che lanciamo la bombetta. Merda, c'è stata una lancia pure loro. Facciamo un punto di qua. Quando cazzo la lanci per la puttana di Eva. Aspetta, c'è dietro, togli. Testa, se non ci fosse domani, un momento che ricarico. Ok, aspetta che c'è un altro qua sotto. Oppela. Ok, giusto per tua informazione, l'esplosione l'abbiamo vista da qui. Detto questo, ci saranno altri serbatoi di napalm nell'edificio. Occupati di quelli, poi vedi cosa fare con Ferro. Va bene, ci proviamo. Un momento che mi ricarico. Intanto prendo tutto, mi ricarico di munizioni. Cerco di vedere anche che c'hanno sti tipi. Non lo so se sono in comune gli oggetti che si possono trovare o meno. Comunque vabbè, andiamo avanti. Vediamo se c'è di gente qui sopra, eh? Aspetta, anch'io dovrei vedere sto coso. Ho
modo per liberarci di quel pezzo di cielo che non ci entrarci. Poi vi aiuto, arrivo. Ok, vabbè, andiamo. Lasciamo così. Balia dei nemici. Uno è sopra. Forse è la cosa migliore, perché anch'io, avendo il cecchino, è meglio che mi piazzo dall'alto. Comunque, quando si gioca in cooperativa così, le cure sono molto importanti. Ci ritiriamo, ci ritroviamo alla torre di guardia e li tratteniamo lì. Avete capito? È lì che resisteremo con tutte le nostre forze. È lì che si pentiranno di esserci messi contro di noi. Aspetta. Merda. Aspetta, vado pure io qua sopra, va. Vai. Sali qua sopra, cazzo. Cecchinazzo, riusciamo a... A parte che posso lanciare anche questo, te lo sparo dietro la schiena, che non serve a un cazzo con questo coso. Sarà che questi sono livello un po' più alto, però. Fortunatamente non mi interessa questo. Ascoltatemi, chiunque voi siate. Ha regalato uccisione, maledetta. Immagino che siate dei federali, ma poco importa. State facendo la cosa sbagliata e per questo morirete. Prendo tutto e smontiamo. Gli uomini che state affrontando sono qui a fare quello che voi non avete avuto le palle di fare. Potevamo andarcene, potevamo tornare a casa dalle nostre famiglie, ma siamo rimasti qui a bruciare questo schifo per fermare tutto quanto. Ci siamo sacrificati, poi arrivate voi, arrivate e provate a mandare tutto a puttane. Come se non fosse già abbastanza difficile fare ciò che va fatto. No, non ci siamo. I miei ragazzi non ci stanno. Perché l'altro di ascensore buono? E andremo avanti. Se al costo di passare sui vostri cadaveri. Ok, vediamo un po'. Tra l'altro siamo noi quelli con il livello più basso, mi sembra. Siamo qua. Questi non finiscono mai con questi nemici. Trova giù ferro. Addosso! Dove stanno? Porca troia. Ok. Sono tutti di livello alto. Momento, aspettate, Damose, arrivato su. Mi sento più al sicuro. Occhio. Caputana. Ok. L'avemmo fatta. Una vita, direi. Meno ad ammazzare questo, poi. Quello che possiamo prendere. Sì, non sono in comune. Tra l'altro avevo praticamente finito la missione. Qua non ci potevo scendere perché una brutta fine. E dove dobbiamo andare? Qua. Sta esplodendo tutto. Scusate giovani, io andrei a recuperare tutto. Arrivederci. Dell'altro ad ascensore non tu muori. Penso.
Ramos. Ok, è abbastanza scorto il dipartimento della sicurezza potenziale. Ok, va bene. Ci ha sbloccato un bel po' di cose. È stata una gran rottura di palle, tra l'altro, ve lo dico. Onestamente siamo arrivati a livello 8, quindi immaginate quanto vi è durata quella missione. Calcolando che eravamo a livello 6, nel frattempo ho fatto livello 7, livello 8, bene. Va bene, allora, a questo punto, ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare qui con questo episodio. Non so quanto sia durato, perché la registrazione è, a livello effettivo è durata una vita. Siamo in questa zona. Dovremmo tornare indietro, quindi direi di teletrasportarci direttamente. Conferma lo spostamento rapido, ci vorrà un pochino per tornare vista la lentezza. Comunque, come vi dicevo, ci vediamo con il prossimo appuntamento con The Division. Mi raccomando, voi fatemi sapere la vostra, come sempre. Vabbè, come detto, questo episodio magari ci saranno stati un bel po' di tagli, visto che era molto ma molto tosto, siamo morti mille volte, e quindi vi avrò fatto un bel po' di tagli, quindi non so neanche quanto sia durato, spero non troppo. E magari nelle prossime missioni darò un po' un'occhiata. Come detto, adesso questa la volevo fare per l'altro dipartimento, almeno ci stava. E va bene, dai, facciamo che ci vediamo allora con il prossimo episodio di The Division. Un saluto a tutti da quel tale Ale.